La vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Benvenuti alla vetrina delle idee. Oggi con la vetrina ci vogliamo occupare di un intervento residenziale, lo vogliamo fare insieme a Massimo Bortolotti della Keeper. Buongiorno, ciao Massimo. Ciao Moreno, buongiorno a tutti. Dunque, vogliamo parlare di un intervento importante, perché insomma al giorno d'oggi degli interventi così grandi non credono che ce ne siano tanti. Dicevo, questo intervento si trova a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, per chi non è pratico della zona. Dunque Massimo, ci vuoi parlare un po' di questo mega intervento, chi lo produce, chi lo fa, cosa c'è in vendita, insomma facci una panoramica. Va bene. E anzi, grazie dell'opportunità, perché l'intervento è davvero un intervento pregevole. San Giovanni in Persiceto è servita, faccio alcune piccole annotazioni, già dalla ferrovia, per cui da San Giovanni arrivi in 10-12 minuti a Bologna, passando tutta quella che è la trasversale, dietro la zona della stazione dove ci sono i nuovi poli scolastici e il nuovo parco commerciale, viene insediata questa nuova residenziale, residenziale composta da varie palazzine e successivamente anche villette. La prima, che stiamo nel senso di plurale maestatis, perché purtroppo non è roba mia, io sono lì come agente immobiliare, comunque è una palazzina fatta di due piani per sei appartamenti, due al piano terra, due al primo e due al secondo. La caratteristica essenziale di queste palazzine, costruite dal gruppo Ferretti, Ferretti ed il gruppo esattamente, è conosciutissima a Bologna perché sono una vita che fanno case di altissima qualità e per il quale noi seguiamo già altri cantieri, uno a San Lazzaro appena terminato e ne inizierà uno nuovo, e anche uno a Castelmaggiore. Questo di San Giovanni in Persiceto ha la particolarità di essere intanto in classe A4, quindi significa nella massima espressione del risparmio energetico, quindi immobili che per riscaldare e raffrescare avranno dei costi tendenti al pizza e birra annuali, per capirci. Avranno impatto zero in quanto riguarda l'inquinamento, perché vengono autogestiti da produzione di energia elettrica, ed oggi è un argomento estremamente sensibile, visto che qua le bollette stanno raddoppiando da tutti i giri. Avere una casa che comunque sia il sole non lo paghi, e quindi direi che è estremamente importante anche dal punto di vista economico della famiglia. Le case hanno fra l'altro un capitolato di prodotti di elevatissima qualità, con una grande caratteristica, unica credo nel genere degli interventi residenziali di nuova costruzione, che io da tanti anni seguo, che è la seguente: all'interno della palazzina, dove ci sono anche gli uffici di Ferretti e del gruppo, abbiamo allestito al piano terra un locale con tanti uffici nei quali ci sono i fornitori di questi prodotti. Quindi il cliente, anziché andare dal fornitore X, può venire direttamente lì, previo ovviamente un minimo di appuntamento, e lì non solo vede i prodotti e li può scegliere all'interno del capitolato, ma potrebbe anche, qualora lo volesse, incontrare i diretti fornitori, quindi quello che fornisce le piastrelle, quello che fa il fotovoltaico, quello che fa la parte elettrica e la domotica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi questa grande esposizione l'abbiamo chiamata Centro Domus, ed è ovviamente a disposizione di noi agenti immobiliari per i clienti che volessero approfondire e, ripeto, cosa molto importante, toccare fisicamente il materiale che potrebbe andare a scegliere. Questa palazzina oggi è già in uno stato avanzato, perché siamo alla parte del secondo piano, e viene prevista questa consegna entro la fine di quest'anno. Quindi gli immobili sono già diciamo visibili, ovviamente, sia nell'ufficio di cantiere che anche su appuntamento presso, direi, le abitazioni del cliente, piuttosto che nei nostri uffici.
Senti Massimo, io se vengo nel tuo ufficio, no, posso vedere un qualcosa su carta, come viene tutto sviluppato e quanto saranno queste palazzine? Posso scegliere invece di questa palazzina, mi piace di più questa perché è più vicino a, non so, agli alimentari, alla stazione, insomma tante possono essere, la scuola, tante possono essere motivazioni. Allora, intanto la risposta è ovviamente sì, premettendo però che la tecnologia oggi ci evi in quanto potenziali interessati acquirente, riserva certamente dei vantaggi, nel senso che non è più normale, è obbligatorio venire in agenzia, prendere appuntamento e sfogliare delle carte, perché per esempio se tu vai sul mio sito che è keeper.it tu vedi nell'intervento di San Giovanni praticamente tutto quello che ti serve, quindi vedi le prelimetrie, vedi le descrizioni, vedi le sagome, vedi un po' tutte le cose, poi è chiaro che nessuno ci vieta ovviamente e volentieri di vederci. In più noi con la gestione del cantiere e l'ufficio del cantiere già aperto da mesi è una possibilità che diamo in più ai clienti proprio per vedere le cose che su carta a volte hanno i loro limiti. Su carta è tutto bello colorato, tutto perfetto, io credo che nel bene e nel male le cose siano poi più importanti vederle di persona e capire esattamente l'esposizione, vedere le cose che su pianta probabilmente danno un senso diverso. Per rispondere invece al fatto per poter scegliere la zona più vicina o non più vicina, prima ti avevo accennato che è stato prima allestito il parco commerciale proprio per servire queste nuove residenze e noi siamo proprio dietro le scuole, quindi un polo scolastico dove ci sono dalle elementari alle medie tante specializzazioni, credo che parliamo di 1600 ragazzi che vanno a studenti che frequenteranno questa scuola, per cui diciamo che un punto più servito di quello non credo che ci sia a San Giovanni, sia perché sei dietro la stazione, quindi ci vai praticamente a piedi, e che tutti questi servizi, scuola compresi, comando dei carabinieri, e all'interno di questo polo si è già instaurata, inaugurata da tempo, e mi pare che da quello che mi dicono va anche molto bene, Lidl. Poi stanno aprendo Arcaplanet, altri grossi nomi, proprio per dare a tutti la possibilità di intervenire sia dal punto di vista della spesa che dello shopping, eccetera, cioè praticamente a piedi o in bicicletta. Questo è un po' il concetto del parco. Queste palazzine vengono realizzate con i migliori materiali oggi in commercio, i tempi vengono quasi sempre rispettati, salvo ovviamente come abbiamo avuto dei rallentamenti per il 110%, dove tutti hanno comprato di tutto, per cui abbiamo avuto un periodo in cui nel nostro settore era quasi impossibile trovare addirittura anche i punteggi, quindi non parlo delle materie prime. Man mano insomma stiamo tornando alla normalità, però questa palazzina sta proseguendo esattamente come da previsioni e da organizzazione preventiva. Di questa palazzina noi abbiamo già venduto, preso la prenotazione, venduto si farà solo a Rogito ovviamente, dei primi tre appartamenti, ci sono rimasti altri tre appartamenti, anche questi personalizzabili sia nelle scelte dei materiali che nelle piccole finiture interne, ecco è chiaro che non puoi stravolgere e cambiare la disposizione delle case, perché in classe A4 esiste una certa rigidità, se vuoi mantenere la qualità e il risparmio energetico, non è che puoi fare ovviamente quello che ti pare, però diciamo che abbiamo elasticità, dal direttore di cantiere a tutti noi che ci lavoriamo, direi che diamo sempre la massima elasticità affinché il cliente possa vestire la casa come vuole. Una caratteristica di questi appartamenti è che sono tutti, non ce n'è uno che non ce l'abbia, dotati di spazi esterni importanti. E Covid ci ha insegnato quanto importante sia avere in una casa uno spazio esterno, che sia al piano terra, laddove noi abbiamo la voglia di avere un giardino, o spazi esterni che sono terrazzi
balconati, quindi in parte anche verandati, per sfruttarli a pranzi all'aperto anche in giornate non troppo calde, ecco, per capirci, o uggiose, per dare un'idea. Nella seconda intervento, la seconda palestina, faremo invece una cosa molto ma molto bella, che sono i giardini, diciamo sopra quelli che sono il corpo dei garage, quindi tipo giardini pensili, ma non saranno pensili, era per dare l'idea, proprio per addirittura nascondere tutta la parte accessoria dei garage, che un garage, per bello che sia, sempre un garage rimane, non è che ci sia da abbellirlo più di tanto. Quindi queste sono tutte idee che stiamo mettendo a punto con i progettisti, e direi che insomma cominciamo a avere le prime soddisfazioni, c'è molto interesse, e anzi addirittura faccio anche un annuncio: noi a brevissimo gireremo per i vari paesi, ovviamente San Giovanni in primis, con un camper dedicato unicamente a questo intervento, allestito a ufficio mobile, proprio per andare incontro a quello che ti dicevo prima, alle esigenze delle persone. Quindi non solo farci vedere noi personalmente con la nostra faccia, ma portando a casa sua, dove lui risiede, dove lui magari va a fare la spesa del mercato il mercoledì, San Giovanni in particolare, tutte quelle informazioni che potrebbe avere anche prendendo la macchina, venendo in ufficio, prendendo appuntamento, cioè gliele portiamo direttamente a casa. Bene, noi in conclusione non ci resta che dire a chi è interessato di andare sul sito della Keeper, keeper.it, se no gli telefonate per avere maggiori informazioni. Io ti ringrazio Massimo, do appuntamento a te e ai nostri ascoltatori a una prossima trasmissione della Vetrina delle Idee. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata a tutti. La Vetrina delle Idee, la tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori, per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.